Simoncino, sei pronta a diventare la cavia del video che deciderà le sorti della mia bici? Bene, ciao Simoncina, ciao a tutti, bentornati sul canale, ciao brava gente, saluto solito. Sì, non mi sono pettinato, fotte sega, devo andare in bici. Allora, voglio fare la prova del 9. Io ero già andato da Rueio, Rainier e ritorno, e se lo fa un pancione come me lo possono fare tutti. Però al ritorno batteria zero, lo rovini quando fai così. Gli ultimi 500 metri in salita brutta, che è quella che porta Rueio, ho detto, batteria, se uno dei due deve sopravvivere, quello che sono io, quello lì sono io. Adesso sto pedalando senza assistenza. La chiave è girata accesa, però la forza locomotrice è tutta quella del Mung. Allora voglio fare la prova del 9, voglio andare di nuovo a mangiare al McDonald's di Lini, quello dell'altra volta. Però questa volta il tip and tricks è che l'altra volta l'avevo fatta la pelandrone. E c'è stato il taglio perché sto usando la telecamera di WhatsApp. Comunque sia, adesso laggiù parto la mezza salita. Io la chiave l'ho lasciata già girata, anche per un discorso di sicurezza, perché se lasci la chiave sullo spento con i saltini e le vibrazioni può scapparti fuori. Che sappia io non ce ne sono altre con un'autonomia come questa, quindi è quella che mi serve nell'ottica di usarla in sostituzione, no? Perché tanto figa la bici elettrica. Poi adesso spacco il video così non mi interrompe WhatsApp. Ah, quello è il concetto che volevo dire, che tanto figa la bici elettrica, tutti stiamo bene quando la usiamo, ci sentiamo ecologici. Sì, no, siamo eco-illogici nella maggior parte dei casi, perché da lunedì a venerdì ci facciamo comunque i cavoli nostri, andiamo a lavorare con roba che brucia petrolio. Poi però la domenica in aggiunta, perché sennò ce ne stavamo sul sofà, in aggiunta la domenica noi ce ne andiamo in giro con la bici elettrica, così in più dobbiamo mettere anche la carica della bici elettrica. Non è così, il significato della bici elettrica è che deve sostituire qualcosa che fa peggio di lei a livello di inquinamento, almeno questo è il mio concetto. Adesso ci aggiorneremo più avanti. La cava. E poi adesso provo, vediamo un po' se non c'è nessuno. Eccomi a fianco di qua, guardate che bello. Adesso mi ribalto e muoio. Adesso la riprendo dall'altra parte anche, così si vede la diga. Questa qua sarebbe la cava. Ci fanno ghiaio, ci fanno robe varie. In punta là dietro, dopo ve la faccio vedere, c'è Torre Cives, una torre d'avvistamento. Eccola qua, la nostra diga. Eccola là, la torre d'avvistamento. La vedete? Aspetta. Quella lì. Purtroppo sono andato troppo avanti, proveremo al ritorno. Là c'è la cava. E qua c'è Damanhur. Ciao Avalon. Ciao Avalon. Bene, da qui accendiamo la bici. Destinazione McDonald's Dini. E non mi pettino, che fa molto Braveheart. Questa qui sarebbe una gigantografazione di una delle stufe di Castellamonte. Avete presente Castellamonte, stufe di ceramica? Ecco quello. Nel frattempo, non so se avete fatto caso, io sono in bici, eccola qua. Eccola qui, la stufa di Castellamonte. Nel frattempo, non so, figo qua. Bene, comunque, il bello della bici è che tu, praticamente il percorso in città te lo fai tu. Ciao. Bene, sono arrivato. Adesso vediamo quando è ora di ripartire, quanta percentuale dalla batteria. Buon appetito. Allora, la colazione dei campioni, Big Mac e poi 3 hamburger di quelli semplici da 1 euro per i cani, perché anche i cani devono poter mangiare McDonald's. Però volevo far vedere una particolarità che, boh, magari io vengo dai 2000, ma cazzo, ma sta roba, questo è usa e getta, non l'avevo mai visti. Allora, brava gente, mangiato, la ripresa dopo il riposo del pranzo, 80% tondo,
Quindi sono a metà percorso, considerato che però è stata discesa la prima metà. Adesso vediamo un po', adesso chiudo la bici un attimo e vediamo su Maps con uno screen recording. Ok, allora adesso ho impostato da dove sono adesso, che mi trovo all'linea a fianco al McDonald's, perché non potevo proprio andare al McDonald's, e tornerò a Rueglio, quindi con l'80% di batteria dovevo arrivare fino là, 46 minuti, sì vabbè qua è impostato per la macchina ancora, comunque 42 km. Sono messo meglio dell'altra volta che l'ho fatto, sono arrivato, mi ha lasciato a piedi la batteria gli ultimi 500 metri, però questa volta sono messo meglio perché ho lasciato la bici più spenta. Vedremo. Ecco, questa è la batteria residua dopo 3 ore di riposo, dopo arrivato a casa. E l'audio adesso non mi niente.